Bentornati ragazzi, sono Giovi Spa dello staff di Noi Malati di Foot. Benvenuti nella player review di Felipe Coutinho IF. Prima di iniziare, se volete acquistare crediti, passate da Bitcoins FIFA, troverete il link e il codice coupon qui sotto in descrizione per avere il 5% di crediti in più. Felipe Coutinho, centrocampista brasiliano del Liverpool, in questa sua carta IF. Oppure SIF se considerate il Man of the Match come una carta in form, ma ufficialmente il Man of the Match è un Man of the Match, un IF è un IF. Comunque, personalmente questa carta non mi ha fatto entusiasmare parecchio, perché ci sono alcuni punti negativi e sono parecchio negativi. Sicuramente questo è un giocatore adatto per il dribbling, perché è la caratteristica più rilevante di questo giocatore fin dalla sua versione non in form. Sulla carta ha 90 di dribbling in questa sua versione e le cose che più caratterizzano il suo dribbling sono l'agilità, l'equilibrio e le 4 stelle skill. È molto agile, infatti sulla carta ha 94 di agilità che in game si sente appieno e anche 94 di equilibrio che lo aiuta molto a non cadere nei contrasti. E le stelle skill sono l'ideale per il suo 90 di dribbling. Ha anche un 76 di riflessi e 89 di controllo palla. Ci sta quel controllo palla che non è assolutamente perfettissimo. Parlando dei contrasti, bisogna citare il suo fisico e qui si va a toccare una delle note più dolenti di questa carta, perché ha solo 54 di fisico con 68 resistenza, 53 forza e 38 aggressività. Perde tutti i contrasti purtroppo. Viene sovrastato fisicamente dagli avversari ed è anche bassino, alto solo 171 cm. Quindi questa carta non è adatta nei contrasti e con lui per liberarvi degli avversari dovete utilizzare il suo dribbling e la sua agilità, tipo come Ribéry nella scorsa review. Parlando della velocità, si nota che ha un'ottima partenza, ma purtroppo ha una velocità massima che non è proprio il top. Infatti sulla partenza brucia gli avversari con il suo 91 di accelerazione, ma poi perde questa sua velocità perché ha solo 77 di velocità scatto, che sarebbe in pratica la sua velocità massima. Ha una bassa velocità massima in rapporto alla sua accelerazione. Per me ha un tiro decente, non proprio il top, con 78 sulla carta, che personalmente ritenevo un 80, giusto un più 2, ma non tutto questo miglioramento eccessivo, perché 2-3 gol belli li fa. Ma è anche vero che sbaglia almeno la metà delle volte. Ha un 87 di piazzamento, 76 finalizzazione, 79 potenza tiro, 78 long shot, 86 tiri al volo e 73 rigori. Personalmente ho trovato molto penoso il suo tiro dalla distanza, perché tirava di quelli orrori davvero inguardabili. Potenza tiro giusta, così come la finalizzazione e i rigori. Ha anche un buon piazzamento, aiutato sicuramente dal work rate alto medio, grazie al quale lo trovavo spesso nella sua posizione. Tutto sommato i suoi passaggi sono buoni, se non di più. Sulla carta abbiamo un 85 generale con 90 di visione, 78 cross, 89 passaggi corti, 78 passaggi lunghi e 88 effetto. Visione che in game viene pienamente rispettata perché vede bene gli inserimenti e li serve anche in maniera buona. C'è da dire che quell'88 di effetto rientra anche nei suoi tiri, come ai tiri a giro ad esempio, però personalmente non mi hanno fatto entusiasmare. I passaggi corti, come già detto nelle scorse review, più o meno tutti li sanno fare. Passaggi lunghi e cross che in game sembrano un filino più alto, tipo un 80-82. Colpo di testa, assolutamente penoso, perché non è altissimo. Poi salta poco e non sa neanche colpirla in maniera decente di testa, quindi davvero sconsigliato nei colpi di testa. E sulla carta ha un 64 di elevazione e 54 di precisione testa. Ed infatti in game questi valori sono alquanto giusti e veritieri. Ha dei buoni calci piazzati, non proprio il massimo, ma accettabili. Poi io ve lo consiglio
di più nelle punizioni corte, per via della sua poca potenza a tiro. Ha un 76 di precisione su punizione. Tutto sommato, non così brutto. Io l'ho utilizzato come COC esterno in un 4-2-2-2 e come COC classico in un 4-1-2-1-2, e devo dire che da COC esterno aveva più spazio e più possibilità nello sfruttare la sua accelerazione. Utilizzato col base, io vi consiglio qualcosa per aumentare sicuramente il suo tiro e anche un filino la sua velocità, perché comunque il passaggio e il dribbling sono valori buoni. Non serve aumentare il fisico perché non c'è tutto questo granché di miglioramento. Diciamo, gli stili intesa vengono usati per dare più equilibrio al giocatore. Io l'ho pagato circa 250.000 crediti e per me varrebbe sui 100.000 crediti, considerando che comunque è una carta in forma, ma sinceramente 100.000 crediti sono più giusti. Riassumendo, pro, equilibrio, agilità, 4 stelle skill, dribbling, passaggio, accelerazione. Contro, forza fisica, long shot e colpo di testa. Il mio voto per questo giocatore è un 7. Concludendo, è una buona carta, utilizzata per lo più per il suo dribbling. Non è proprio il COC più forte della BPL, ma è accettabile. Dunque ragazzi, la player review termina qui. Se vi è piaciuta, non dimenticate il mi piace, iscrivetevi al canale, mettete mi piace anche alla pagina Facebook, non dimenticate di passare dalle nostre altre player review, c'è un'annotazione proprio qui su questo video, vi riporterà direttamente alle scorse player review e alla nostra playlist. Dunque ragazzi, qui è Giovispo, vi saluta e vi ringrazia.